Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi, ovviamente, avanzeremo nella trama, anche perché, come ho già detto negli ultimi episodi, voglio il cavallo, dato che vorrei esplorare in maniera un po' più facile, dato che girare a piedi diventa abbastanza difficile se andate in aree più alte del vostro livello, ma col cavallo tecnicamente riuscite a scappare dai mostri e dopo un po' perdono il vostro target. Quindi, detto questo, direi che possiamo iniziare. Miseria, quelle bestiacce troppo Bene, bene, cresciute hanno bene. rotto un tappeto. Allora, dovremmo essere quasi arrivati. Intanto andiamo ad attivare il teletrasporto. Io ho saltato il viaggio perché... No, ho sbagliato. Ho bisogno di tempo per Sono prepararmi. andato tipo lontanissimo rispetto a dove Tutta la foresta è impazzita. ero. Olè. Non torneremo là fuori. Questo? C'è una donna con le corna che sta corrompendo la brughiera. Ti pareva. Se è questo che intendi. Sì, sta cercando i druidi che hanno sconfitto Astaroth. Già. Ah, quel folle di Naphain vive là fuori. Abbiamo già provato ad andare da lui. Arrivati al cerchio megalitico di Boglan, è apparso il compagno lupo del druido e ha morso uno dei miei uomini. Cos'è Stonehenge? Sono già a corto di cavalieri. Non rischierò quelli che mi restano per un bastardo che odia la cattedrale. Bene, quindi ci devo andare io. Naphain ci considera intrusi che rubano dalla sua terra. Ma come si aspetta che sopravviviamo? Servono legname per costruire, minerali per le armi, selvaggina per mangiare. Esatto. In realtà, credo che quest'odio c'entri con Donan. Un tempo erano amici, ma poi hanno avuto un diverbio. Bene. Ci mancava anche questa. Naphain ci considera Ah, intrusi ops. che rubano dalla sua terra. Non so, ma una volta l'ho incontrato. Cavalcavo per la brughiera facendomi gli affari miei, quando mi si avvicinò e parlò nella lingua delle bestie. Il cavallo mi Ok. disarcionò e mi ruppi una gamba. Non è più tornata come prima. Non è molto simpatico Non sto mi tizio, eh? interessa cosa sia successo tra loro. Mi basta che Donan sia rinsavito e abbia tagliato i ponti con quel bruto. Perfetto. Ok, devo andare qui in alto. Ok. Speriamo che non ci siano... Magia, acciaio. Mia. Di Ho visto tutti i tipi di ferite. qua. Anzi, aspetta, facciamo così. Così ho la strada e non dovrei sbagliarmi. Andiamo in su. Sì, vabbè. Ignoriamo i nemici perché non c'ho voglia di combatterli. Non posso ancora farlo. Ma sti maledettissimi insetti. Lassù. Ok. Oh, sangue. Ok. Calma, amico mio. Non sono con i cavalieri. Ok. Sto cercando il tuo padrone, Naphain. Credi di potermi aiutare? Bravo, bello. Fammi strada. Vediamo se ci porta dal tizio. Dal druido. Ah, devo proseguire il lupo. Pensavo mi dasse il punto. Bisogno di tempo per prepararmi. Ma sti insetti. Pure. Non posso ancora farlo. Vabbè, quanti Non nemici. posso ancora farlo. Posso ancora farlo. Tanti nemici ci sono. Ok.
me ne aspettavo così tanti. C'è pure un nemico potente in mezzo, tipo. Muore. Mio. Dov'è il lupo? Qua. No. Muore. Di qua. Ma. Ok. Ah, è tipo un'area. Guarda che sembra una palude insanguinata. Sempre più rosso. Oddio. Più lungo. È piantato nell'albero. Chi sei? Puzzi di Donan. Ma lui non è qui, Godardo. Temeva che Lilith potesse cercarti. Aveva ragione. E beh. Sì. È lei ad avermi messo qui. Non posso essere salvato. Puoi aiutarmi solo cercando il demone. Ti aiuterò. Va. Come fa ad aiutarmi? A nord. Lei è là. Ha qualcosa in mente. C'è ancora tempo per fermarla. Fjorban ti accompagnerà. Fa presto. Stai letteralmente perdendo fiumi di sangue, dovresti essere già morto, ma ok. Qua. Adesso devo andarci da solo? Ah, c'ho il lupo che mi segue. Tempo per prepararmi. Come ci arrivo? Aspetta, ma se faccio così. Ah, devo comunque tornare giù. Ok. Non posso ancora farlo. Diciamo che vi taglio questa parte perché tanto alla fine l'abbiamo già fatta venendo in qua la strada. Ok, rieccoci. Mi sa che devo buttare giù questi bagagli, dato che il lupo mi sta attaccando, per poter entrare. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Ah, ce n'è un altro qui e un altro qui. Sì, vabbè, questa parte ve la salto. Cioè, mi metto a girare e ammazzare questi mostrini così. Ci sono da spaccare questi buboni per aprire questa via. Ci vediamo direttamente quando l'ho aperta. Ok, eccoci. Comunque, i mostri di quest'area sono veramente bassi di livello, cavolo, rispetto a me. Forse perché è di storia, quindi non si adattano, a differenza di quello che c'è in giro. Sono al 38/39, sono al 44. Ok, il solito dungeon. Andiamo un po'. Cos'è? Ah! Beh. Sotto vecchi rami si cela appeso il frutto del cuore, gonfio d'odio, che possa esplodere e inondare i fiumi e le tane. Ok. Sempre simpatica come sempre, eh? Ha dato una pozione. In questa culla cremisi possa nascere un'amalgama d'ira. Oh, un mostro del mio livello. Vuol dire che adesso dentro al dungeon si sono adattati. Ma almeno così prendo più esperienza. A parte che ho quasi livellato. Comunque ho fatto
altre leggere modifiche alla build, sempre per gli aggiornamenti che sono stati fatti, ma poi ve le farò vedere con calma quando arrivo a completarla, perlomeno la base, perché tecnicamente si completa a livello 58 / 60. Ok. La sua ira bruci perenne finché non avrà divorato questa terra maledetta. Sì, ok, gioco, però che palle, non mi puoi attivare le parti di dialogo solo perché mi ci avvicino. E soprattutto mentre combatto. Ok. L'area si è allargata di colpo. Mi aspettavo qualche boss, qualcosa. No. Il sangue di Nafain fluisce qui. Au. Potere leggendario. Che fa la barriera è carino. È utile. Oddio. È un cerbero. Di tempo per prepararmi. Ma lo posso danneggiare? Non mi sembra. Posso ancora farlo. Siamo così, eh? Mi sono già stancato. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Non posso ancora farlo. Ma è normale che non lo riesca a danneggiare? Ho bisogno di tempo per prepararmi. Au. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Mi leva pure un treno. No, l'ho mancato. L'avrei stordito. Au. Quante pozioni ho? Meno qua 4. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Addio. No, non esci. Vai. Ok, abbiamo sconfitto. Ferita, ma non morta. Dov'è finita quella creatura? Perché era palesemente. Ho livellato. Palesemente un cerbero. Cosa mi ha dato di bello? Roba. Utile sì e no. Andiamo a mettere il punticino, l'ultimo che mi manca, sulla sfera di fulmine. Si va a 5. E andiamo direttamente alla missione, dato che dobbiamo uscire. Vediamo un po' cosa ha cambiato. Qua dal tipo. Comunque quello là secondo me era un cerbero, tipo, o cosa del genere. Questo ormai. L'hai fermata. No. Era già andata via. E temo abbia portato con sé un pezzo di te. Una bestia nata dal tuo stesso sangue. Male. È colpa mia. Ma quanto sangue c'hai? Che ruolo hai avuto in tutto questo? Un patto con Lilith. Per aiutarmi ad annientare i cavalieri penitenti. In cambio di cosa? Le ho detto. Dove si nasconde Astaroth? Male.
Eldaim. Perché? Davanti a lei ho perso il controllo. La rabbia. Ma sbaglio, esce sempre più sangue. C'è solo una cosa da fare. Mettere fine alla corruzione! Sì, anche perché, cioè... Sa quanto stava soffrendo il piantato così? Oddio, quanta gente è apparsa al completamento della missione. Adesso devo tornare qua. Oddio, sono apparsi una vagonata di nemici. Bravi gli altri giocatori che ci pensano. Fuori. Stavo dicendo, devo andare qua. Quindi qui, letteralmente parlando, ci teletrasportiamo. Dovremmo arrivarci in pochissimo tempo. Comunque, devo essere sincero, ho testato la build dell'incantatore di elemento ghiaccio e non mi piace per niente. Ma non perché sia debole, anzi è estremamente forte. Il difetto è che ma non posso ancora farlo. Ah, sono alla casa del tipo. Il difetto sostanziale cos'è? È una build che si può fare solamente estremamente alti di livello, perché si punta a utilizzare le lance di ghiaccio, le schegge di ghiaccio, come si chiamano, come attacco base e non avere nessun tipo di attacco base. Cioè, si utilizza una magia che effettivamente consuma mana come abilità base per fare danno. Che spreco di conoscenza. Quindi servono un po' di punti. Ho bisogno di tempo. Messi nelle statistiche giuste. Ma questi serpenti. Ah, ma allora è un giocatore. Ah no, è un nemico. Ma muori. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Oh oh. Ecco perché la città non mi dava più niente, perché è stata devastata da questi. Che brutta fine. Non posso ancora farlo. Risolviamola. Non posso ancora farlo. In fretta. Così, ma che devo andare? Vabbè, saranno tutti morti. Impalati, beh. Ma come cavolo hanno fatto che c'era un intero esercito in questa città? A sfondarlo così senza troppi... Non posso ancora farlo. ...problemi. Muore anche te. È bloccato. Dovrò trovare un altro accesso. Come? Aspetta. Dammi la cura. Non posso ancora farlo. Vedo che là posso salire. Olle. Qui no. Vediamo. Ah no, ho sbagliato. Olle. Poveri, sono morti tutti. Ho soldi. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Che strage. Ripeto, ok, questi qua sono forti, questi demoni capra, tipo quello che sono. Oh cavolo, qua c'era il mondo. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Tu, vieni qui. Eccomi. Oh, ne sono rimasti un po'. La donna con le corna,
la bestia. Nulla può fermarmi. Ah, ok, sono venuti qua. Nel nostro acciaio, nelle nostre preghiere. Ascoltami, devo trovare Donan. Dov'è? Da qualche parte all'interno. Morto come gli altri, per quanto ne so. Non penso. La luce ha abbandonato questo luogo. Ma qualcuno lo ha salvato. Ma è riuscita a entrare solo perché è arrivata con la cosa. Oddio. Ah, quindi questa città aveva tipo un sottosuolo con cui si potevano muovere. Ok. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Ma morite. Lo so che è uno spreco, ma tanto con le nuove abilità dovrei recuperare il potere abbastanza in fretta. Allora, lo so ancora fatto. Ma questi? Meno male che questi sono a mio livello, così faccio esperienza. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Muore, tanto c'è un'altra qua di pozioni. No, questa è chiusa. Quanta brutta gente che ho visto lì dietro. Facciamo così. Non posso ancora farlo. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Morti. No, il veleno. Non posso ancora farlo. Allora, andiamo avanti. Avevo sentito? Eccola qua. Una pozione. Comodo la barriera di fuoco che mi cura. Sono ancora fatto. Oh, è comparsa una sfera elettrica. Adesso che le IPA potenziate. Ah no. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Dov'è? Di qua. Ah, non l'avrei potuto vedere neanche volendolo. Adesso valutiamo bene dove andare e cosa fare. Qua uccidiamo i mostri. Posso ancora farlo. Un po' troppa gente, eh? Secondo che mi si resetta l'abilità suprema, poi scoppio tutti. Posto. Controllo un secondo l'equipaggiamento, così se no mi si riempie troppo. Bene, mi sono liberato un po' della roba inutile, anche perché molti degli equipaggiamenti, sì, lo so, li potrei riciclare, ma
non ha molto senso. Cioè, c'è quella roba di base un po' più rara, almeno così. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Quanto manca alla fine di questo dungeon? Anche perché ormai dovrebbe esserci, esatto, l'area del boss. Ho visto che è apparso il pallino della missione. Ah, siamo finalmente arrivati. Quindi queste due aree erano connesse, cioè le due fortezze, questa e questa, da sotto. Ah, ecco dove portava quest'area. Io che mi chiedevo, che mi sembrava tanto inutile a livello di livello, proprio di creazione del livello, quell'area. Ma qua c'è la casa. Luce purifica questi servi fedeli dai loro peccati. Dov'è acqua? Dà a loro la pace nella morte. No, chi è, suo figlio? Che miracolo che tu ce l'abbia fatta. No. Lilith e quella bestia ci hanno devastato. Avrebbe potuto uccidermi, ma non mi ha toccato. Si prende gioco di me. Eh beh. Vuole che la veda distruggere tutto quello che ho costruito. È uguale al bastone che ho io. Maledizione. Possibile. Hai visto Yorin venendo qui? No. Non ha ancora vinto. Può essere ancora fermata. Ma non posso farcela da solo. Ci sono io con te. Dov'è ora? In una vecchia sala, sotto la rocca, dove si trova Astaroth. Non l'ho sconfitto davvero, come narrano le storie. L'ho rinchiuso in una pietra dell'anima. La mia ultima spiaggia. In quelle di Skyrim? Ci ho costruito sopra Eldain, per vincolarne il male. Bene. Ho passato la vita a custodirla, tenerla segreta, perché Astaroth non facesse più male a nessuno. Nemmeno mio figlio lo sa. Perdonami per avertelo nascosto prima, ma non potevo rischiare che uno straniero scoprisse la verità. Dobbiamo metterci in marcia. Seguimi. No, devo mettermi in marcia. Se non hai visto Yorin, comunque cercheremo lungo la strada. Come ho già detto nello scorso episodio, continuo a sostenere che le guardie, quelle corazzate, le facciano con lo stampino tutte alte 2,5 metri rispetto agli altri, perché quindi quando hai visto Yorin l'ultima volta? Altra battaglia, altro dungeon. Parlando di cosa è successo ad Airida, all'improvviso Lilith ha invaso la rocca. Ho ordinato delle guardie di scortarlo fuori da Eldain. Sarei dovuto restare con lui. Dimmi che non ci sono nemici e arrivo direttamente dove devo arrivare, anche perché teoricamente qua sotto è tutto aperto. Beh, non ci sono nemici, a parte il boss che al 100% ci sarà. Ok. Da che parte? Di qua. Uno dei protettori di Yorin. Di mio figlio. Vieni, presto. La sì. Yorin è qui. Ho detto loro di uscire. Forse lui e i cavalieri hanno cercato di fermare Lilith, che l'abbia portato da qualche parte. Che brutta fine. Che motivo avrebbe? Lui non conta nulla per lei. Dobbiamo muoverci. La via per Astaroth è per di qua. Ma allora, in realtà, se ha usato il sangue del druido di prima per creare quel mostro, magari il sangue di tuo figlio, che tu che non hai accettato, farà la stessa identica cosa per liberare il demone lì. Che Lilith è così ansioso di trovare Astaroth.
sono posto lo stesso quesito. Ma temo di esserne all'oscuro con te. Però condivido un certo legame. Anche forte. Ce la fa morire sto maledetto lupo. È un guardiano di Lilith. Padre di Lilith. Non posso ancora farlo. Così, eh? Mi sono già stancato. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Se no ci mettiamo 30 anni. Non posso ancora farlo. Allora, vediamo un po'. Ah! Partito da solo. Però aspetta un attimo, quanto mi manca? Ah, recupero della abilità. 40 secondi, più o meno. Allora, prendiamocela con comodo perché vorrei avercela carica se devo fare una boss fight. Oddio, ma è tipo una spirale. La sala della pietra dell'anima. Che non c'è più. Lilith ha ottenuto quello che voleva per tutto questo tempo. Ha preso la pietra. Nessuna traccia di Yorin, però. Dobbiamo trovarlo. C'è questo simbolo qui. Oh, parte un bel video. Una bella cutscene. Direi di sì. Chissà cosa è successo. Mi sa molti casini. Il potente Astaroth. Il duca Cinereo. Rinchiuso in una gabbia. Che peccato. Figlia dell'odio. Ascoltami. Tu mi lascerai raggiungere un luogo nel quale non sono più benvenuta. In cambio, ti darò la libertà. E non solo. La progenie di Donan. Il suo orgoglio. La sua gioia. Che brutta fine. Avrai vendetta se mi darai ciò che voglio. Ti assicurerò il passaggio. Aia. Che brutta fine. È stata un'altra visione? Hai visto Yorin? Sì, lui... Lilith lo ha trafitto con la pietra dell'anima. Oh, mio figlio. Mi dispiace. Ecco, farà da tramite al demone, così. No, non è finita. So che cosa ho... No, c'è ancora tempo. Devi fidarti di me. Vediamoci nel salone. Ok. Wow, l'ha fatto in automatico. Per una volta non ho dovuto farmi tutto indietro. Devi a piedi. Devo trovare Yorin al più presto. So quanto sembri inutile, ma ho passato metà della mia vita a studiare la pietra dell'anima. Ne conosco la natura. Ad Astaroth servirà tempo per sopraffare il mio ragazzo. Gli ho insegnato bene. Persino adesso sta resistendo al demone. Devono essere vicini. Kerrigar, forse. Gli innocenti in fiamme ecciteranno Astaroth. Lo faranno combattere più duramente per prendere il controllo. Ok. Lilith ha ottenuto ciò che voleva da Astaroth. Perché dovrebbe trattenersi qui? Io... non lo so. Ok. Dove dobbiamo andare? Qua. Ah, qua è dove non potevo entrare. Ah, qua la città vedo che è ancora attiva perché c'è il teletrasporto. Ma qua era una strada completamente bloccata. Allora...
andiamoci direttamente col teletrasporto. Ok, il gioco mi dà che ho finito la missione. Perfetto. Dovremmo esserci, e direi che dalle fiamme Lilith è passata di qua. Oh, sono... eccolo. Sono qui. Yorin può resistere. È forte. Vediamo. Infatti questa strada qui era chiusa. Ai ai ai. Danni. E qua c'era una cripta, tipo con un cancello chiuso, mi ricordo. Adesso invece ci sono macerie. È lì proprio. Yorin! Perché secondo me tu muori malissimo. Oh, i petali di... Ti stava aspettando. Oh, finalmente la vediamo dal vivo. Dov'è lui? Fatti avanti. E boom. Figlio mio. È sopra il Cerbero. Ha un po' più di tre teste. Finché le sue lacrime sono diventate fuoco. Direi che è stato sopraffatto. Fa come credi, Astaroth. Io ho ottenuto ciò che volevo. E lei se ne va. Io, fisicamente parlando, come dovrei ammazzarlo? Bello, grazie mille per avermi sbattuto nella boss fight. Posso ancora farlo. Andiamoci subito, pesissimi, così. Guardati i danni. Non posso ancora farlo. Anche se gli ho levato poco. Forse avrei dovuto aspettare. Non posso ancora farlo. Di congelarlo. No, 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 no. Au. Questo non me lo aspettavo. Ho fatto un errore, niente. Ripartiamo. Allora, stavo dicendo, devo stare attento alla fiammata e alle meteore. Via. Perché quelle bruciano e fanno un terreno di danni. Adesso aspetto a usare il mio potere finché non lo stordisco, perché così almeno lo sciotto e boh. Anche perché tra la barriera e il fatto che recupero vita non mi conviene. Anche perché è estremamente lento come boss, almeno di base. Non posso ancora farlo. No, 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 via. Abbiamo già visto che quella baraglia lì mi fa un danno. Sì. Allora, gli manca poco. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Un altro colpo e dovrei... Au, sto a dirlo. Posso ancora farlo? No, ancora no. Spostiamoci dal fuoco. Praticamente piena. E adesso scoppio. No. Non posso ancora farlo. No, dove vai qua?
Non ci provare neanche a cercare vittime per recuperare vita. Non posso ancora farlo. Au. Se fossi stato un po' più forte l'avrei shottato comunque. No, 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 fuoco. Ma non so, un'altra. Non posso ancora farlo. Au, meteora. Ah. Solo così e basta. Ma è morto. Non ci provare a scappare. Muori. Maledetto. L'avrei ucciso al primo colpo se non andavo nella cosa delle meteore. Cavolo. Questa build è illegale comunque. Stordisci il boss. Ciao. Povero. Comunque mi sa che ha distrutto la città. Non so se posso tornarci ancora. L'ha devastata. Forse torno normale? Però. Povero. È tipo tutto carbonizzato. Mi dispiace, figlio mio. Mi dispiace. Beh, tuo figlio non ha fatto una gran scelta, eh? Andare contro Lilith di proprio spontanea volontà. Donan, io... oggetto leggendario mio. Devo tornare qua. Ah no, non è andata in città. E allora qui sopra cosa c'era? Un'altra area ancora con delle persone, tipo fortezza? Non ho ben capito. Non posso ancora farlo. Andiamo a vedere. E quanta gente carbonizzata. Sono quasi arrivato. Perché c'è il punto qua, comunque? Chi c'è? Già. Ah, guardia. Per Yorin. Proprio... era uno di noi, sai. Ci occuperemo di lui e di suo padre. Ok. Lilith e Astaroth avevano stretto un patto e ne avremmo pagato noi le conseguenze. Abbiamo finito l'atto. La nostra presenza non era un caso. Tutto era andato esattamente come voleva Lilith. Già. Avevamo fatto il suo gioco. Un Donan botto. Era devastato. Pensava al lutto, non a lei. Né alle risposte. Nessuno sapeva cosa cercasse davvero Lilith o cosa le avesse promesso di preciso Astaroth. Ma dovevamo riprenderci in fretta e smetterla di inseguire i suoi fantasmi. Già. Ok, c'è un sacco di gente. Ho fatto un sacco di punti. Fammi un po' vedere. Continua a attivarmi roba. Sfide fatte. Atto 2 finito. Quindi ci manca solo l'atto 3. E niente, quindi... mi si è aperto
un nuovo dungeon, solo druido, mi interessa relativamente. Ne ho visto prima uno che devo fare sicuramente, c'era scritto solo incantatore, eccolo qua. Che devo cominciare a raccattare i poteri leggendari, se no prima che riesca a fare una build decente ci metto 30 anni. Qua. È una descrizione. Beh, direi che per oggi la possiamo chiudere qui. Penso che questo video sarà già durato abbastanza, ma tecnicamente va bene così, perché comunque abbiamo finito un altro atto della trama e ancora non ho il cavallo. La cosa mi infastidisce un pochino, ma a questo punto penso che dovrò finire anche il terzo atto per ottenere quel maledettissimo animale per poter girare un po' come voglio. Detto questo, qui dal maestro Obi-Wan Kenobi è tutto, come sempre, che la forza sia con voi, ci vediamo a un prossimo video!